Ciao, benvenuti a un altro episodio di Weird Stories. In questa puntata parleremo dell'apocalisse in Siberia, ossia dell'evento di Tunguska del 30 giugno del 1908. Vi starò a leggere alcune testimonianze, stralci del capitolo Apocalisse in Siberia, pagina 289, del testo Gli ultimi misteri della Terra, selezione Reader's Digest, che evidenziano una serie di fatti. Il 30 giugno 1908 alle 7:17 ora locale, quindi ora della Siberia, la regione della Tunguska nella Siberia centrale fu teatro di un fenomeno particolarmente spaventoso, come sotto l'effetto di una formidabile esplosione. Quasi tutti gli alberi per un raggio di 30 km furono violentemente abbattuti. Testimoni della catastrofe hanno raccontato che poco tempo prima avevano scorto un corpo sferico che si spostava nel cielo e che brillava con tale intensità da eclissare la luce del sole. A Kirensk, a 400 km da Tunguska, alcuni avevano visto una colonna di fuoco accompagnata da alcuni scoppi secchi seguiti da una deflagrazione assordante. L'esplosione si era verificata con una tale violenza che a sud di Kansk, a oltre 600 km, alcuni abitanti furono vittime di ustioni profonde e alcuni cavalli furono sbattuti a terra. Un fattore, S.B. Semenov, era seduto sugli scalini della propria isba a 60 km quando vide una palla di fuoco. Ebbe la prontezza di chiudere gli occhi, ma gli sembrò di trovarsi all'improvviso al centro di un braciere. «La camicia mi si è praticamente consumata addosso», ebbe a dire più tardi il testimone. Quando aprì gli occhi, l'accecante bagliore era scomparso, ma qualche istante dopo un violento spostamento d'aria lo proiettò a distanza ed egli perse conoscenza. Quando rinvenne, si sentiva ancora un sordo rombo lontano. Molti anni dopo, un tunguso ha raccontato a esperti venuti sul luogo per svolgere indagini che una mandria di 500 renni era stata spazzata via dallo spostamento d'aria. «Il fuoco», disse, «è venuto all'improvviso, ha distrutto la foresta, le renne e tutti gli animali». Nella capanna del Bovaro nulla era sfuggito alle fiamme, né gli abiti né gli stessi utensili di metallo che si erano completamente fusi. Cinque ipotesi molto differenti sono state avanzate per cercare di spiegare il fenomeno. La prima è quella di una gigantesca meteorite che sarebbe esplosa schiantandosi al suolo per effetto del calore. La seconda teoria è quella che ipotizza l'esistenza di un antioggetto, ossia un oggetto siderale formato da antimateria. Penetrando questo nell'atmosfera, esso si sarebbe annientato al contatto con gli atomi della nostra materia, dando luogo a una formazione di un nulla incandescente con emissione di raggi gamma, causando poi ovviamente la relativa detonazione. La terza ipotesi è quella praticamente di un minuscolo buco nero che sarebbe entrato in collisione col suolo, quindi con il pianeta Terra, perforando il globo in tutto il suo spessore, prima di sbucare nell'Atlantico settentrionale. La quarta ipotesi è quella dell'esplosione in orbita di un'astronave aliena che, soggetta ad un guasto, sarebbe entrata in atmosfera cercando di effettuare un atterraggio d'emergenza nella Siberia, che non a caso è l'area della Terra con più ampia superficie, quindi più facile praticamente da vedere, e quindi tentare un atterraggio d'emergenza. Tuttavia, l'astronave già gravemente danneggiata
durante la fase di rientro in atmosfera avrebbe avuto a subire, secondo questa teoria, un ulteriore danneggiamento causando poi la successiva esplosione in quota. La quinta teoria ed ultima è quella dell'esplosione di una atomica in alta quota. C'è però da chiedersi chi nel 1908 aveva le capacità di far esplodere una bomba atomica, e quindi ci riporta in un certo qual senso alla quinta ipotesi, in un qualche modo ad una presenza aliena che in un qualche modo avrebbe rilasciato un'atomica da far esplodere sopra la Siberia. Allora, l'ipotesi dell'esplosione della bomba atomica sopra la Siberia è obiettivamente un delirio da manicomio, perché nel 1908 nessuno sulla Terra aveva la capacità di produrre una bomba atomica, e l'ipotizzare che degli alieni abbiano fatto esplodere una bomba atomica sopra la Siberia è obiettivamente un po' un delirio di cui non se ne capisce praticamente le ragioni. L'ipotesi di un buco nero è altamente improbabile, perché non ci sono evidenze relative alla perforazione del pianeta da parte a parte che perlomeno avrebbe dovuto lasciare tracce, come in relazione alla nascita spontanea di un qualche vulcano, perlomeno nella zona della Siberia, di cui però non c'è traccia. Passiamo poi all'ipotesi relativa alla esplosione in quota di un'astronave aliena in visita sulla Terra, che arrivata o nei pressi della Terra oppure immaginando un contesto di guerre stellari abbia subito dei danni tale da cagionare la necessità di un atterraggio d'emergenza in Siberia. Il problema è che l'esplosione avvenuta in aria è stata stimata intorno ai 30 megatoni, e i 30 megatoni sono un po' pochini rispetto al carburante di antimateria che, come si è visto nei modelli ufologici quantitativi, sono di parecchi chilogrammi, e quindi l'esplosione non sarebbe stato di soli 30 megatoni, ma di parecchi gigatoni, molto più elevata, perché l'antimateria appunto determina una totale annichilazione, quindi 400 kg di antimateria sono tanta roba, molto di più di pochi appena 30 megatoni. Quindi rimane in buona sostanza come ipotesi plausibile quella della caduta di un bolide, e quindi di un meteorite, che appare obiettivamente la più plausibile, anche perché abbiamo tracce di questi impatti sia in epoca antichissima con la relativa estinzione dei dinosauri, sia il Meteor Crater in Arizona, che anche quello è un bel bucone, testimonia che ogni tanto qualche tegola spaziale casca praticamente sulla Terra. Allora, sono state fatte varie spedizioni a Tunguska per andare, diciamo, a prendere atto di cosa era successo, varie fotografie, e successivamente poi anche, diciamo, ai tempi moderni, l'Università di Bologna in Italia ritiene, in un paper di ricerca, di aver trovato, diciamo, la spiegazione al fenomeno di Tunguska come una caduta di un bolide che si è frazionato entrando in atmosfera e poi alla fine praticamente ha toccato terra creando un lago artificiale. Il problema è che tale ricerca poi è stata espansa dai ricercatori russi, che, diciamo, sono andati nel presunto lago che i ricercatori italiani avevano quindi trovato, comunque ritenuto essere praticamente il luogo dell'impatto, e che avevano pubblicato appunto nell'Università di Bologna nella loro ricerca, con la presenza appunto di materiale organico sul lago che contribuiva, diciamo, all'ipotesi che tale lago si fosse sformato contemporaneamente all'evento di Tunguska. Nel 2016 però i ricercatori russi
hanno effettuato ulteriori studi e prelievi e campioni a una profondità di 120 cm dal fondale del lago Cieco, presunto luogo del cratere, che però datano praticamente la formazione dell'oggetto del lago a circa 280 anni fa e dovrebbe essere di origine geologica il bacino. Quindi de facto lo studio successivo del 2016 dei ricercatori russi smentisce le ipotesi dei ricercatori di Bologna, che quindi confutano gli studi del presunto cratere di impatto. Resta quindi praticamente in piedi soltanto come ipotesi plausibile la caduta di un meteorite in atmosfera che si è gradualmente frazionato e poi è esploso praticamente in aria ad una bassa quota per frizione con l'atmosfera, decagionando ovviamente una fortissima esplosione. Sono stati trovati anche dei materiali rari e un fondo radioattivo importante, ma non tale da determinare un valore di soglia così importante da considerare credibile l'esplosione di una atomica, quindi né un motore nucleare né tantomeno una bomba atomica. Resta quindi in piedi come ipotesi la più plausibile, sia per gli elementi rari trovati, quella di dell'ipotesi di una meteora che è entrata in atmosfera in modo rapido e veloce, si è consumata rapidamente in atmosfera, però alla fine è esplosa a bassissima quota per appunto frizione dell'atmosfera. Peraltro tale evento, cioè un evento simile ma fortunatamente diverso, con un esito decisamente molto più favorevole, è accaduto pochi decenni fa sempre sopra la Siberia con un rientro balistico di una serie di oggetti, quindi di bolidi. Io vi lascio il link per in descrizione per darci un'occhiata in modo da rendervi conto della potenza dell'impatto, che comunque non ha nulla a che vedere con quello che è accaduto a Tunguska nel 1908. Che sicuramente quello che si può dire è che non è un buco nero, perché non ci sono vulcani praticamente che sono nati nella zona della Siberia. L'esplosione da 30 megatoni è troppo bassa per essere praticamente un'astronave aliena che è alimentata ad antimateria, parecchi chili di antimateria, quindi i 30 megatoni sono veramente infimi come esplosione. L'ipotesi dell'esplosione di una atomica da 30 megatoni obiettivamente non ha ragione di essere nel 1908, tantomeno è stato trovato un fondo di radiazioni sufficiente per supportare l'ipotesi di un'esplosione di una bomba atomica. L'ipotesi di un meteorite appare il più probabile, il cratere d'impatto però non è stato trovato, di conseguenza si può concludere che l'esplosione del meteorite si sia distrutto sempre in quota, una quota bassa, però occasionando una fortissima esplosione. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.